Laudetur Jesus Christus. Ave Maria. Allora, abbiamo fatto una tavola rotonda sulla questione del Dio di, tra virgolette naturalmente, Abu Dhabi, che è un Dio anticattolico, perché abbiamo un problema di fondo, che il Dio unico non può essere concepito senza la Santissima Trinità. Chiaro? Perché c'è la rivelazione in Gesù Cristo. Chi ha visto il Padre ha visto me. Chi ha visto me ha visto il Padre, dirà Gesù. Conoscete la verità e la verità vi farà liberi. E Gesù ha detto: io sono la verità, la via e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Quindi un Dio unico non può essere concepito senza la Santissima Trinità. Per questo noi abbiamo usato questo termine anticristico, perché lo dice anche la lettera di Giacomo: chiunque nega il Dio venuto nella carne è un anticristo. Quindi c'è poco da fare. Siccome ci hanno fatto molte domande sulla tavola rotonda che abbiamo fatto e ci hanno detto: ma questo Dio unico, e quindi gli ebrei, i musulmani, questo monoteismo, allora c'è del buono, perché effettivamente, state bene attenti, tra i musulmani e gli ebrei c'è questo concetto del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma entrambi rifiutano il Messia. Tuttavia lo attendono. Questa è la speranza che già la lettera ai Romani di San Paolo aveva messo in luce. Quindi bisogna leggere bene quella lettera di San Paolo, sì, al capitolo 11, e va letto tutto, perché spiega come Dio non ha revocato le sue promesse al popolo ebraico. Infatti dal versetto 28, dopo aver spiegato sopra la questione dell'alleanza antica, dice San Paolo appunto: quanto al Vangelo, questa parte appunto del popolo ebraico, perché non vi dimenticate che l'altra parte aveva creduto, Gesù ebreo, la Vergine Santa era ebrea, quindi gli apostoli, lo stesso San Paolo era romano, ma era di fede giudaica, e quindi non è che fossero pagani non credenti. Cristo si è rivolto principalmente ai suoi, chiaro? Quindi una parte non ha creduto. E dice San Paolo: quanto al Vangelo, essi sono nemici per vostro vantaggio, ma quanto alla elezione sono amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Chiaro? Ecco, quindi dice ancora San Paolo: come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché anch'essi ottengano misericordia. Dobbiamo pregare. Perché quanto al concetto di un certo essere semiti, lo siamo anche noi. Come voi un tempo, quindi, misericordia. Dio infatti ha racchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Ecco, quindi stiamo bene attenti, perché la questione è molto complessa.
e a volte può essere usata nel modo sbagliato. Quindi un conto anche tra l'altro il monoteismo ebraico e diverso è anche addirittura il monoteismo musulmano, perché lì poi c'è tutta la questione dell'Islam e del Corano, che secondo la loro tradizione sarebbe piovuto dal cielo, ispirato a Maometto, addirittura si dice consegnato a Maometto, ma dall'altra si capisce perfettamente che c'è qualcosa che non va, perché attribuito proprio all'arcangelo Gabriele, direbbe questo arcangelo Gabriele delle contraddizioni enormi su quello che poi è avvenuto, tra l'altro, in Luca, proprio descritto in Luca con l'annunciazione e la nascita di Gesù, l'incarnazione. Quindi è strano che l'arcangelo Gabriele possa aver consegnato il Corano a Maometto negando l'incarnazione di Dio. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non va. Qui troviamo la negazione, mentre invece nel popolo ebraico noi troviamo la negazione al Messia venuto. E però non hanno fatto un libro, sacro nel quale negano. Chiaro? I musulmani sì, hanno creato un testo sacro nel quale c'è la negazione della Trinità. In entrambi i casi la negano, ma sono fermi al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che certamente se ci fermiamo a questo, certo è il Dio unico, perché non è che se uno non crede è stato creato da un'altra cosa. Tutti siamo stati creati dallo stesso Padre, dallo stesso Dio che Gesù ci ha insegnato a riconoscere e a chiamare come Padre. Vi ricordo questa chicca che nei famosi 99 nomi, attributi, titoli che l'Islam dà a Dio, manca il centesimo, che è quello di Padre. Una coincidenza? Ecco, e da qui si capiscono anche certe sure violente e certe problematiche dell'Islam, perché non hanno un magistero comune a tutto l'Islam e quindi ogni comunità ha il suo imam che interpreta e può farlo il Corano a seconda della comunità in cui vive. Ecco perché troviamo anche in alcuni casi la drammatica, pratica dell'infibulazione. Non c'è nel Corano, ma viene usata dal Corano, non si capisce come. Ma così come zona per zona noi troviamo degli estremismi, fondamentalismi. Da quest'altra parte gli ebrei invece sono rimasti fermi, semplicemente fermi. Loro hanno la Torah, hanno poi tutta una situazione diversa di leggere la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento, non lo leggono come lo leggiamo noi, con i padri, con la dottrina, col magistero, loro con la tradizione. Loro hanno un'unica tradizione che è ancorata però all'antico, cioè a tutte le storie rabbiniche che spiegavano man mano cosa Dio dicesse e volesse da questo popolo. Loro sono fermi a questo e sono in attesa del Messia. Quindi questo concetto di Dio unico tra le religioni monoteiste ci potrebbe stare, ma specificando che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe si è rivelato. Quindi c'è da parte loro un rifiuto, un rigetto, no? Un non volere riconoscere che il Messia è venuto. E questo complica maledettamente le cose, perché anche in questo dialogo interreligioso che si vuole fare e che si fa dal Concilio Vaticano II, ci sono molte falle. Per il semplice fatto che si è approdati in questo modo
al sincretismo religioso Gesù che viene messo sullo stesso piano delle altre divinità. O se per noi è il concetto del Dio unico, noi ce lo mettiamo Gesù. Se gli altri non ce lo vogliono mettere, è la stessa cosa. No, perché Gesù dirà diverse volte: a causa mia sarete perseguitati. A causa sua. Gesù, certo, la pace porta, ma vi ricordate, c'ha delle condizioni questa pace, che in verità è una spada, perché chi rifiuta Cristo diventa il nostro nemico, ma non perché noi siamo nemici di chi nega, ma perché chi nega si fa violento contro di noi. E allora che cosa è successo? Hanno fatto questa escamotage. Ma sì, siamo tutti fratelli, andiamo a mangiare sta pizza e mettiamo Gesù Cristo da parte. Riveliamoci tutti in un Dio unico, non diamogli un nome, non diamogli un volto. Se gli altri non lo vogliono questo volto, non glielo possiamo imporre. Teniamoci Gesù nelle nostre casette, chiudiamolo in sacrestia e abbracciamo tutti l'idea di questo Dio unico. Non va così. Allora, il professore Stefano Fontana ha fatto un bellissimo articolo, come sempre che lo ringraziamo, Relativismo religioso. A Venezia, quei vescovi che fanno il tifo per la moschea. Noi abbiamo conosciuto Sua Eminenza, Sua Eccellenza, il vescovo Moraglia. E ci dispiace per questo decadimento che si è avuto nella gestione religiosa all'interno della città, certamente multietnica, certamente con molti pensieri, con molti problemi, ma non è questa la chiave per risolverli. Dice Stefano Fontana, appunto, anche il patriarca di Venezia si accoda a molti vescovi italiani, da Firenze a Cremone, a Cremona, e auspica presto una moschea nella sua città. Leggerezza, ingenuità, ignoranza, strumentalità, profetismo improvvisato, si tratta di relativismo religioso e va respinto per molti motivi. Ecco quali. Accade spesso che dalle diocesi e dai singoli vescovi arrivino buoni auspici per la costruzione di moschee nelle nostre città. Nei giorni scorsi è stata la volta del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che a seguito della sua visita al centro islamico di preghiera di Marghera ha detto che i tempi sono maturi per una moschea anche a Venezia. La mente di quanti hanno letto la notizia sarà forse andata al cardinale Betori, vescovo di Firenze, che ha venduto un terreno di proprietà della diocesi nel comune di Sesto Fiorentino per costruirvi una moschea. Anche il vescovo di Pisa, Benotto, nel marzo dell'anno scorso aveva chiesto addirittura alla giunta comunale un impegno per costruire la moschea. Nel recente passato ci avevano pensato i vescovi di Crema e tanti altri. Non vi ricordate, non vi scordate, che nel 2000 fu fatta a Roma, la più grande moschea d'Europa. Quindi quando noi sentiamo adesso di questi vescovi, in verità stiamo attenti, perché non è tutta colpa di questo pontificato. Questa deriva comincia dal Concilio Vaticano II. Se non si vuol capire, però quella moschea a Roma certamente non fu chiesta dal Vescovo di Roma, fu imposta, e Giovanni Paolo II fece buon viso a cattivo gioco. Non poteva fare diversamente, non lo poteva certo vietare, ma non si prestò comunque alla propaganda sincretista.
Non ci dimentichiamo che fu fatta nel 2000, nell'anno del giubileo fu inaugurata. Allora, sembra che si sia aperta una gara, a chi fa più moschee addirittura, non più chiese ma moschee. Voi trovateci solo un passo del Vangelo in cui nostro Signore Gesù Cristo manda i suoi discepoli a predicare le altre religioni. Dice quindi Stefano Fontana: molti non capiscono queste pretese di posizioni e, se motivazioni ci sono, non le condividono. La Chiesa Cattolica può essere interessata alla buona convivenza, da precisarsi però, con le comunità islamiche, ma perché dovrebbe investire in tutti i sensi per la costruzione di moschee e favorire l'espansione di altre religioni? La cosa potrebbe avere un senso se nelle altre religioni ci fosse qualche possibilità di salvezza cristiana. Così però non è. Il buon eventualmente presente in forma frammentaria nelle altre religioni dipende dagli spezzoni di legge naturale, i comandamenti presenti in esse, ma nessun fondatore di religioni, compreso Maometto, può essere considerato un precursore del Cristo, oppure un profeta. Dal punto di vista della legge naturale, siccome tutti siamo uomini con la presenza della nostra coscienza, delle leggi auree, di questa legge non scritta, c'è del buono anche nelle altre religioni, ma questo la Chiesa non l'ha mai negato. Ma dal punto di vista strettamente religioso, la religio vera è una sola e quindi essa sola è salvifica, è il Cristo, non è un libro, non è una parola. Molti addirittura dicono: ma il Vangelo sono tante pagine scritte, bisogna entrare dentro, bisogna leggere tra le righe, perché è quello il Vangelo. Sì, c'è del vero, ma anche del non vero, perché la parola si è fatta carne, non carta. Se noi ci fermiamo esclusivamente a un Vangelo quale libro, il più sacro che ci sia scritto, e quindi leggendolo dobbiamo entrare dentro e capire, non abbiamo capito niente, facciamo fuori anche i sacramenti, perché a quel punto non ci servono più. Eccolo lì, facciamo fuori il battesimo. Capite dove si arriva con questa incensazione, idolatria della parola scritta? Noi veneriamo la Bibbia, la Sacra Scrittura, ma non è la nostra la religione del libro. La nostra religio è persona nella Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo, indivisibile. Quindi il Vangelo non è semplicemente un testo scritto su carta, che davvero sarebbero pelli morti, come dicevano già i santi, scritta su pelle morti. Cristo è quel verbo, logos, incarnato, si è fatto carne, non carta. Quindi stiamo attenti. Perciò, dal punto di vista della legge naturale, siccome tutti siamo uomini, con la presenza della nostra coscienza, delle nostre aure, di questa legge non scritta, c'è del buono certamente anche nelle altre religioni, ma dal punto di vista strettamente religioso la religio vera è una sola e quindi essa sola è salvifica, è Cristo la nostra salvezza, non un libro.
Gli stessi elementi della re, quindi i sacramenti, quando noi diciamo è Cristo il nostro Redentore, la nostra salvezza, stiamo parlando dei sacramenti. Ma lo vedete che sempre lì si va a toccare, che li vogliono far fuori? Li fece fuori Lutero. Adesso vogliono far fuori il battesimo. Noi vi ricordiamo, state attenti sulla questione del limbo, perché non si può dire il mio cuore di mamma mi dice che i bambini abortiti sono là. Oh, è la Chiesa che deve confermare. Scusate questa parentesi. Vi abbiamo fatto un video, andatelo ad ascoltare con il testo anche. Allora, quindi gli stessi elementi della legge naturale, certamente che sono presenti in altre religioni, in tutte possiamo dire, tranne quelle, no? Cannibalistiche, con i sacrifici umani, eccetera, insomma, è evidente questo il satanismo. Spesso sono da essere soffocati e stravolti, questi elementi della legge naturale, spesso sono come sepolti e non possono essere pienamente vissuti, nemmeno essi al di fuori della religio vera. Ma infatti Gesù cosa dice? Conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi da che cosa? Da quali schiavitù? E dice quindi: io sono la via, la verità e la vita. Io sono, non vi ho detto una verità. Mettetevi a tavolino e fate un accordo. Quindi stiamo attenti. Dopo la dichiarazione di Abu Dhabi, come appunto abbiamo anche sviscerato in diversi video e nell'ultimo nella tavola rotonda, molti pensano che Dio abbia voluto anche le altre religioni e quindi che anche in esse si potrebbe incontrarlo nella sua autocomunicazione. Questo ha forse prodotto un nuovo clima che spinge qualche vescovo a premere per avere addirittura le moschee. Forse il principio liberale della libertà di religione a poco ha convinto molti che l'obiettivo principale del cristianesimo sia quello di costruire una società multireligiosa, sincretista. Stiamo arrivando alla religione mondiale, dove il Papa deve essere visto come il pastore di tutte le religioni. Ci stiamo arrivando. Ma toglietevi dalla testa che questo pontefice è l'anticristo, chiaro? Ma in ambedue i casi bisogna rinunciare a delle verità importanti della religione cattolica, prima da tutti che solo Gesù Cristo è il Signore e che solo in Lui c'è salvezza. Vedete come tutto continua a rapportarsi ad un attacco a Gesù Cristo. Prima gli attacchi erano vistosi, no? Erano letterali, ricordiamo la Rivoluzione francese e prima il protestantesimo dal quale noi stiamo vivendo questa situazione, e tutta, perché il liberalismo religioso viene da lui, da questo protestantesimo storico, Calvino. E prima c'era stata appunto quella violenza da parte dell'Islam. Tutta una serie di cose dove la Chiesa veniva attaccata frontalmente. Da quando c'è stato l'avvento di questo modernismo denunciato nella Pascendi di San Pio X, le cose sono cambiate, ossia, lo spiega bene un sacerdote eretico e scomunicato dalla Chiesa che è morto rinnegando la Santissima Trinità, il sacerdote Ernesto Buonaiuti, diffusore principale del modernismo nella Chiesa in Italia. Lui arrivò a negare la Santissima Trinità. C'è poco da fare. Perché quando si incomincia a intraprendere una strada, si arriva a negare Cristo. Quindi, o comunque una persona della Santissima Trinità, una delle tre persone, che viene modificata, cambiata, modellata a seconda delle mode del momento. Ricordatevi sempre il monito paolino, no? Si stancheranno di udire la solita dottrina e perciò seguiranno i falsi maestri. Dice
Del resto, continua il professore Fontana, si potrebbe anche chiedere ai vescovi che vogliono la moschea, ma scusate, dove vi fermerete nel chiedere luoghi di culto o di preghiera per le altre religioni? A questo punto perché fermarsi a chiedere solo la moschea per gli islamici e tutti gli altri? Perché non difendiamo tutti gli altri, non facciamo costruire, non ci prodighiamo a far costruire tutti i tempi delle altre religioni? Che bello, che paradiso! Nel frattempo le nostre chiese vengono trasformate in porchettari, in piste di bicicletta, in piscine, in giochi da sballo, facendo fuori Gesù Cristo. Ragazzi, se non lo avete ancora capito che l'attacco è a Gesù Cristo, vedete anche come viene attaccata la Vergine Santa, vedete un po' voi. Quindi c'è un criterio per valutare religione e religione? Perché non fare anche la comunità dei satanisti, ci aggiungiamo noi? Perché credete ancora nel demonio? Oh Signore, ma come siete antichi! Oppure, è lecito chiedere la costruzione di luoghi di culto per ogni religione? Anche quelle di nuova generazione? Facciamo lo scintismo! Perché no? Anche quella usa e getta che si acquistano al supermercato delle religioni, quelle che spuntano come funghi. Io penso che, da cuore di mamma, che la dottrina sia questa. Perché no? Domani mi invento una religione. Perché no? Chi lo stabilisce? Chi lo stabilisce adesso? Se non c'è un criterio, allora la richiesta è indifferente alla verità delle religioni e le mette tutte sullo stesso piano. Perché la mia religione, che mi sveglio e domani voglio fondare, non sia dello stesso parere e uguaglianza nei diritti? Perché no? Chi lo stabilisce? Dice Stefano Fontana, questo si chiama però relativismo religioso, che i vescovi richiedenti in moschea senz'altro escludono. Dato che i musulmani sono oramai di numero consistente, i tempi sono maturi per la moschea. È forse dunque quantitativo l'unico criterio? Ma allora se domani gli adepti di una qualsiasi setta religiosa aumentassero di numero, guardate i pentecostali, bisognerebbe che da parte cattolica si chiedesse anche per loro un luogo di culto? Beh, in effetti gliele stanno regalando. Questo relativismo quantitativo è uguale a quello qualitativo. Faccio solo una parentesi, state bene attenti, perché l'Islam ragiona in questo modo. Loro, finché sono nuclei piccoli di minoranza, stanno buoni, condividono, soffrono, pazientano, perché loro hanno due promesse che gli viene dal Corano. Uno, i luoghi in cui loro sono stati e dove loro hanno pregato, nelle chiese dove loro stanno pregando, sono già diventati di loro proprietà, luoghi di loro proprietà, e la prenderanno o con le buone o con le cattive, quando diventeranno la maggioranza. Perché la seconda promessa è questa: così aumenterete, e quando sarete grandi il gruppo, la quantità di persone, ucciderete coloro che non vorranno convertirsi all'Islam. Sapete qual è la cosa positiva, tra virgolette, che ci attenderà? Che se siamo amici, ci uccideranno in maniera meno indolore, meno dolorosa. Ci uccideranno in modo indolore, tra virgolette,
non ci faranno soffrire, non useranno il sadismo. Perché altrimenti anche coloro che sono nostri amici oggi, musulmani, ma restano musulmani, quando loro diventeranno la maggioranza dovranno decidere o stare con l'Islam o verranno uccisi con noi. E già ci sono, guardate, nel mondo ci sono già molti musulmani che muoiono con i cristiani. Questa è una cosa che poco si dice, perché loro mantengono una certa distinzione. Quindi la Chiesa forse ci vuole rendere meno dolorosa la passione di domani? Chissà, bella domanda. Cerchiamo di tenerla a mente perché ci tira un po' sul morale. Allora c'è poi, conclude Stefano Fontana, un altro aspetto che stupisce. Nella richiesta di moschee da parte dei vescovi, forse si ritiene che la moschea sia solamente un luogo di preghiera, ossia un luogo da rispettare perché religioso alla sensibilità dell'animo di chi non è cattolico. Però, tutti gli studiosi dell'Islam ci dicono che le cose stanno diversamente. La moschea, certo, parte da un luogo di preghiera, ma anche di solidarietà, di educazione, di istruzione, di ammaestramento e di consolidamento della Umma, che è la comunità islamica, cioè la moschea serve da rafforzativo, chiaro? Per un'espansione dell'Islam in quella data zona, perché poi da lì più loro aumenteranno, quando saranno la maggioranza non dovranno neppure combattere. Chi resiste dei cattolici sarà fatto fuori e loro governeranno. C'è poco da fare, perché questa è la strada che abbiamo intrapreso, tutta l'Europa che pensa di poter fare con gli altri quei patti che solo il cristianesimo ha potuto fare, perché è veramente la religione della libertà. Tanto è vero, talmente libera l'Europa che si sta autodistruggendo da sola. L'Europa cristiana era talmente libera da autodistruggersi. La moschea è un fatto territoriale, è una occupazione del territorio. Quindi, a lungo andare, essa appartiene alla terra dell'Islam, ossia alla terra ove deve regnare la legge islamica, perché l'Islam non può stare in terra in uno stato che non abbia come legge quella islamica. Ha quindi un significato politico e giuridico la moschea. La carta di Medina, stabilita da Maometto, dice che i musulmani sono una umma, comunità unica, con l'esclusione di tutti gli altri. Noi non siamo parte di questa comunità, quindi siamo gli infedeli, o da convertire, o da schiavizzare, o da abbattere. Cari vescovi, svegliatevi. Al di fuori quindi della terra dell'Islam c'è la terra degli infedeli, dell'infedeltà, e conquistarla è un dovere collettivo, è un dovere della Umma. Il filosofo Rémy Braguet diceva: pensiamo di importare una religione, invece importiamo una civiltà. E questa civiltà ci annullerà, ci cambierà, ma grazie a Dio noi ci fermiamo al fatto che abbiamo Maria. E siccome molti dell'Islam, la parte più spirituale dell'Islam, il sufismo, per esempio c'è una bellissima comunità di islamici
in Libano che venerano la Vergine Maria. Sì, vanno in una comunità cattolica, senza alcuna pretesa di farla diventare un moschea o di pregare lì dentro, ma vanno a venerare esclusivamente la Vergine Maria. Ci sono delle piccole comunità islamiche dove questo avviene. Probabilmente se dovesse regnare questo Islam che purtroppo stupidamente l'Europa, noi questi vescovi, stanno alimentando, che è l'Islam peggiore, anche questi subiranno probabilmente il martirio. Per cui è evidente che la Vergine Santa, con la sua promessa del trionfo del cuore immacolato, risolverà il problema. Però il problema c'è. Altrimenti su che cosa deve trionfare la Vergine Maria? Scusate. Da quest'ultimo punto di vista, quindi, la richiesta di costruzione di moschee da parte dei vescovi italiani si presta anche alle critiche da parte dei principi della dottrina sociale della Chiesa. La moschea è un luogo nel quale molti di quei principi non esistono, sono annullati, sono cancellati. Come fanno i vescovi ad appoggiarli o a sostenere che queste comunità possano darci qualche cosa? Leggerezza, cari vescovi, ingenuità, ignoranza, strumentalità, profetismo improvvisato? Ma può lo Spirito Santo suggerire qualcosa che è contrario al Vangelo stesso? Lo disse San Paolo ai Galati. Se uno di noi intendeva gli apostoli, o un angelo dal cielo venisse a predicarvi un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo predicato, sia anatema. Lo dice per 3 volte e la conclusione qual è? È Gesù Cristo. Perché io devo piacere a Cristo, non a qualcun altro, non agli uomini. Io devo piacere a Cristo, non agli uomini, dice San Paolo. Per questo lancia i 3 anatemi, i primi 3 anatemi della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Allora, cari vescovi, noi comprendiamo, a volerla dire tutta, che probabilmente in voi è subentrata anche una certa paura, perché vedete aumentare e vedete la violenza con la quale siamo circondati e pensate che con il volemose bene le persone islamiche possano volere bene anche a noi. Sì, ci può stare, ma non fino a questo punto. Non fino a questo punto, perché ricordiamoci che Gesù dice che avrete tribolazioni nel mondo a causa sua. A causa sua, se voi mettete da parte il Cristo, di che cosa dobbiamo morire? Di vecchiaia? Volete morire di vecchiaia? Buon per voi. Non lo so. Certamente nessuno invoca la violenza. No, tant'è vero che non è questo il punto. Ma se voi fate le moschee perché avete paura di queste persone, e allora c'è qualcosa che non va nella vostra fede in Cristo Gesù. Vogliamo concludere queste riflessioni con una domanda. Tutto questo ha a che fare con il terzo segreto di Fatima? Che c'entra? C'entra e come? E lo abbiamo accennato, ma certamente il cielo ha anche il piano B. A causa della disobbedienza dei pontefici al terzo segreto di Fatima e alla consacrazione del cuore immacolato di Maria della Russia e del mondo, non affidamento, ma consacrazione. Noi vogliamo concludere allora le parole di Charles de Foucault, che è stato beatificato e è stato un grande missionario, davvero grande, di una grande carità, di un grande amore verso
proprio l'Islam e la persona musulmana ha vissuto in mezzo a loro 30 anni, mi pare, qualcosa e di più, e poi venne ucciso da loro. E si dice, ma no, erano estremisti quelli che hanno ucciso. Allora state bene attenti alle parole di Charles de Foucault, beatificato. Dice, molti dogmi fondamentali dell'Islam si oppongono ai nostri principi. Con alcuni, e penso ai musulmani liberali che hanno ormai però perso la fede, cioè sono infedeli anche per loro e che secondo l'Islam vanno uccisi, ci sono accomodazioni possibili, ma con altre, mi riferisco a coloro che aspettano il Mahdi, non v'è nessuna possibilità di accordo. Parole di un beato ucciso dall'Islam, che ha amato i musulmani, è vissuto in mezzo a loro. Escludendo i liberali, i musulmani credono che, giungendo i tempi del giudizio universale, verrà il Mahdi. Il Mahdi che proclamerà una guerra santa per stabilire l'Islam su tutta la terra, dopo aver sterminato o soggiogato tutti i non musulmani. Cari vescovi, parole di Charles de Foucault. E ancora dice, secondo la loro fede, i musulmani ritengono l'Islam come la loro vera casa. E i popoli non musulmani come destinati a essere sopraffatti da loro e dai loro discendenti. Considerano la sottomissione a una nazione non musulmana come una situazione transitoria. La loro fede li assicura che usciranno vincitori da questo scontro con gli europei che oggi li dominano. La saggezza consiglia loro di patire con calma questa prova. Parole di Charles de Foucault che noi vi abbiamo anticipato con il ragionamento. Quando un uccello intrappolato si agita, perde le piume e si spezza le ali, invece se resta tranquillo sarà integro per il giorno della liberazione. Loro possono preferire un paese a un altro, come preferiscono la Francia alla Germania, perché ci ritengono più miti. Possono intrecciare amicizie con tale o tal altro francese, possono combattere con grande coraggio per la Francia, ma aspetteranno con più o meno pazienza il giorno del Mahdi, quando allora attaccheranno la Francia. Charles de Foucault era un francese, appunto, che poi si è convertito e ha fatto la scelta che ha fatto e è vissuto in mezzo a loro, quindi ha capito, ha compreso le tecniche del gioco, ha capito molte cose e verrà ucciso. Ma lui non ha mai nascosto la verità che lo attendeva, ha continuato ad amare. Questo è quello che spetta a noi, ma non, cari vescovi, addirittura impegnarci noi per creargli le moschee. Non capiamo questo sadismo, evidentemente non conoscete i santi, non conoscete i santi, non sappiamo. Quindi, ripetiamo, escludendo i liberali, cioè loro aspetteranno il giorno del Mahdi per la guerra santa, quando allora ci attaccheranno. Che ne so? Pensiamoci, pensateci bene. Questo non significa adesso muovere guerra all'Islam. E il problema è ben altro, è renderci consapevoli di ciò che ci aspetta, di ciò che davvero crede l'altro. Perché il musulmano amico che condivide la nostra fede sarà dichiarato, attenzione bene, infedele da questa carica quando saranno la maggioranza. Per cui dovranno scegliere se ucciderci in nome dell'amicizia,
o se abiurare a questa amicizia per essere pienamente musulmani. Cari vescovi, pensateci bene a cosa ci state portando rinnegando Cristo, la via, la verità, la vita, la vera speranza, la vera ed unica speranza. Non ne abbiamo altre. Mettetevi l'anima in pace, cambiate religione, diventate imam, non lo so, abbiate il coraggio di togliervi l'abito e cambiare religione, altrimenti convertitevi al Cristo, perché state sbagliando. Preghiamo davvero il Signore che aiuti noi a rimanere saldi, nonostante i tempi cupi che stanno per arrivare, perché comunque mettetevi l'anima in pace, siamo in una fase di non ritorno, indietro non si torna più. Quindi andremo avanti verso questo precipizio, stiamo già sull'orlo. Guardate in Francia quello che sta succedendo, in Germania quello che sta succedendo. Quindi siamo in una fase di non ritorno. Però questo non deve scoraggiarci. Molti ci dicono: ma sei dura, sei di qua, sei di là. No, 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 no. Noi dobbiamo dire le cose come stanno, perché altrimenti noi non comprenderemo nemmeno la risposta di Gesù, la promessa del non prevalebunt. Su che cosa non devono prevalere queste tenebre? Se tutto va bene e se tutto sta andando bene, su cosa allora questa promessa? Su cosa la tempesta sedata? Su cosa il trionfo immacolato di Maria, del cuore immacolato di Maria? Su che cosa? Chiaro? Quindi è evidente che ci attende un momento drammatico della nostra storia a chiusura di questi tempi che si sono scatenati con il protestantesimo. Ci dispiace dirlo, ma se non si riparte da Lutero, la sua dottrina perversa, perversa, che ci ha portato a questo liberalismo, alle rivoluzioni, le rivoluzioni sono tutte di matrice protestante, lo stesso capitale di Karl Marx. Andatevela a studiare, lì c'è tutto il protestantesimo liberale, che piano piano non ha fatto altro che togliere Dio. Vedete, Lutero tolse i sacramenti, tolse la grazia, tolse il battesimo, nel senso ai bambini, o come espiazione, come cancellazione del peccato originale. Piano piano a che cosa siamo arrivati? Che la messa è una cena, un banchetto, una pizzeria, una porchetta. Quindi ospitiamo, facciamo quello che ci pare. Perché no? Ospitiamo, facciamo anche le altre religioni. Ma sì, siamo tutti amici, siamo tutti fratelli. E Gesù viene presentato come un qualche cosa di nuovo. Ecco quando parliamo di nuovo arianesimo. Però questi tempi sono la conclusione di questo tempo in cui Maria ci sta guidando. E siate certi che il suo cuore immacolato trionferà. Ognuno però deve fare la sua parte a proprio rischio e pericolo, amando, amando il prossimo come si ama se stessi, in Cristo, con Cristo e per Cristo. Noi non abbiamo altra legge che Gesù Cristo. Noi obbediremo, certo, e obbediamo alle leggi fiscali, a quello, a quell'altro, facciamo ogni sforzo. Ma ci sono certe cose che non possiamo assolutamente sostenere, perché la nostra legge è Cristo, è il crocefisso. E il primo mendicante è il Cristo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria e grazie, grazie.